Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole, ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, conciperai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco, la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Evangelica dicta, deleandur nostra delicta. Siano lodati Gesù e Maria, sempre siano lodati. In questa grande solennità, siamo in pieno avvento dell'Immacolata Concezione, la Chiesa ci fa conoscere chi è Maria. Il Papa, il Beato Pio IX, siamo l'8 dicembre 1854, proclama ufficialmente con un documento bellissimo, un'enciclica, Ineffabilis Deus, il dogma dell'Immacolata Concezione. Un periodo molto difficile per l'Italia, per la Chiesa, un periodo di grande persecuzione. Proprio in questa situazione particolare, di grandi difficoltà, il Papa vuole invocare la protezione di Maria, facendola conoscere per nome, come dicono i santi San Massimiliano Maria Kolbe. Il nome di Maria è l'Immacolata. Il nome di Maria è colui che è sempre stata piena di Dio. Il Papa in questo documento, Ineffabilis Deus, elenca il motivo di questo dogma. Fa praticamente un escursus storico di tutto quelli che sono stati i grandi privilegi mariani, e fa notare che la Madonna è sempre stata creduta immacolata dal popolo di Dio, dal sensu fidei, sempre dall'inizio. Ora vediamo cosa dice il Papa. Il Beato Pio IX era un terziario francescano, il pontificato più lungo nella storia, 31 anni di pontificato. Il Beato Pio IX fece un grande voto. La Cappella d'Ora, che si trova a Gaeta, fece questo voto perché il Papa dovette fuggire da Roma, perché i famosi garibaldini, figli delle tenebre, così Mazzini e Cavour e tutti quanti, figli delle tenebre dell'abisso, hanno cercato di uccidere il Papa, l'hanno perseguitato, volevano farlo fuori. Il Papa si vestì da francescano, si mise in carrozza e scappò verso Napoli. Il Regno di Mali fu accolto subito dal re di Napoli Francesco, che adesso è aperto anche la causa della sua beatificazione. La cosa si è aperta e poi il Papa si fermò a Gaeta, che stava al confine tra lo Stato Pontificio e il Regno delle due Sicilie, il Regno di Napoli, e fece un voto, questa cappella d'oro, bellissima: se tornerò a Roma ti prometto alla Madonna il dogma dell'Immacolata Concezione. Poté tornare a Roma, ufficialmente fu proclamato 8 dicembre 1854 la Madonna Immacolata, e scomunicò, fece affigge in tutte le chiese di Roma la scomunica su Cavour, Vittorio Emanuele e tutti i moti carbonari ufficialmente.
il Papa quindi proclama, e per quale motivo? Allora il Papa fa un po' tutta la storia di quella che è la devozione alla Vergine Santa. Già dall'Antico Testamento si parla, ecco perché viene citato questo testo della Genesi 3,14, viene chiamato come il Protovangelo, perché il primo annuncio del Vangelo, perché si parla di questa donna. Io porrò in amicizia tra te la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, ipsum, ipsa, dice San Girolamo, la ella ti schiaccerà il capo, la Madonna. Il capo inferiore, di quale del serpente che è stato causa del peccato originale, perché ha tentato e aveva tentato Adamo. Perché tu hai fatto questo, sì, tu maledetto eternamente, sul tuo ventre strescerai, dice il demonio, e tu uomo hai disobbedito. E anche loro, su loro la maledizione, su Eva, tu stesso, con dolore partorirai, perché hai trasgredito, e tu uomo avrai la terra con sudore, faticherai, perché hai disobbedito al comando del Signore. Non ti è lecito mangiare del frutto dell'albero. Quindi ecco per questo viene presentato questo primo testo della Genesi fondamentale, questo primo annuncio. Ma già i padri della Chiesa, già Melitone di Sardi, che era un vescovo di Sardi, cioè in attuale Turchia, già Melitone di Sardi parlava che la Madonna è l'agnella pura, Gesù è l'agnello puro, Maria associata al suo figlio Gesù sempre, è l'agnella pura, lo dice il Papa Beato Pio IX, nelle sue ineffabili Deus, uno dunque decreto, Maria e Gesù inseparabili, uno e stesso decreto per sempre. E quindi viene chiamata anche, diceva il Papa San Giovanni Paolo II, nelle sue catechesi, la Madonna viene chiamata anche co-redentrice, dice il Papa, anche Padre Pio nel suo epistolario, nel terzo epistolario, parla la Madonna come co-redentrice, unita a figlio, sempre, nell'opera della redenzione, Gesù ci ha redenti con il suo sangue, Maria ci ha co-redenti con le sue lacrime, dicono i padri della Chiesa. Quindi la Chiesa è sempre stata la figura di Maria fin dall'inizio, fino a quando si arriva al primo dogma mariano, nel 431 a Efeso, nell'attuale Turchia, la Madonna viene proclamata Teutokos, la madre di Dio, un titolo grandissimo, perché è la madre di Gesù, vero Dio, vero uomo, è una persona divina. Maria ha concepito una persona divina. E così la verginità di Maria. Maria è sempre stata vergine, prima e durante il Papa e durante il parto. E lo dice la Madonna. Ma com'è possibile questo? Dice all'angelo. Io non ho mai conosciuto uomo, perché, secondo i santi, la Madonna fece con San Giuseppe il voto di verginità, cosiddetto matrimonio giuseppino, matrimonio casto, riconosciuto anche dalla Chiesa. Casto, e fece questo voto. E la Madonna, parente a Santa Brigida, patrona d'Europa, disse: io feci il voto di castità perché non volevo diventare la madre Messia, ma volevo diventare la serva della madre del Messia. E per la sua umiltà Dio ha scelto proprio lei. Umiltà. E quindi fece questo voto. Ma com'è possibile se ho fatto questo voto? Allora Dio manifesterà la sua potenza. Sarai vergine prima del parto, durante il parto e dopo il parto. Quando gli eretici, San Girolamo, diciamo, nel IV secolo, qua dicevano no, e la Madonna non è vergine perché ha avuto altri figli, stolti e ciucci. Non conoscete né la Sacra Scrittura né la Bibbia. Lo sapete che per figli si intende anche per cugini? Nella lingua ebraica non c'è una parola per distinguere figli e cugini. Per cui quando si parla di figli, fratelli, si parla di fratelli e cugini, vuol dire sempre cugini. Non è il fratello carnale, ma il cugino. E quindi già San Girolamo ha detto, è confuso, anche San Agostino, di eretici che negavano la Vergine di Maria per queste parole, perché non conoscono, perché sono illetterati, ignoranti, e per cui dicono tante sciocchezze. Invece San Girolamo conferma, poi la Maria non è pura, casta anche durante il parto, dice San Girolamo, dottore nella Sacra Scrittura, nel IV secolo, IV-V secolo. Come Gesù, nelle notti di Pasqua, entrò nel cenacolo, nel luogo dove erano riuniti gli apostoli in preghiera, in attesa della risurrezione di Gesù, entrò a porte chiuse, e dice San Tommaso d'Aquino, con il dono dello Spirito Santo della sottigliezza, un dono gratis da, cioè attraversare un corpo solido, così Gesù è uscito dal grembo di Maria senza corromperla minimamente attraverso il suo corpo, con il dono della sottigliezza, direbbe San Tommaso d'Aquino. Quindi Maria è vergine durante il parto e dopo il parto, contro questi eretici che già dall'inizio volevano attaccare la verginità di Maria. Quindi la Madonna è la madre di Dio, è la vergine, sempre vergine, e la Madonna, fino ad arrivare a dopo dell'Immacolata, quindi Fabris Deus, è la nostra madre immacula, sine macula, senza macchia, origina come? Sempre dal primo istante del suo concepimento, sempre. E lo dice la Sacra Scrittura, per questo viene presentato questo testo bellissimo di San Luca dell'Annunciazione, quando dice che caritomene in greco, testo, tu sei sempre stata piena di grazia,
Non è stato mai in nessun istante, questo termine greco vuol dire che sempre, dall'inizio, dice il Papa come singolare privilegio, come un privilegio particolare in vista di Cristo, della redenzione, dell'incarnazione. Maria è stata, non è stata liberata dal peccato, ma è stata preservata dal peccato originale, perché doveva diventare l'Immacolata, perché è l'Immacolata la Madre di Dio, in vista quindi della nostra salvezza e redenzione. Quindi la Madonna è Immacolata, Vergine potente, Madre di Dio, e quindi è corredentrice, perché se la Madonna è Immacolata, non mai commesso peccato, sempre è stata piena di Dio, sempre piena di grazia, perché ha sofferto? Ha sofferto perché è con Gesù, alma socia, dice il Papa, totalmente unita con Cristo nell'opera della nostra salvezza. La redenzione è tutta di Cristo, 100%, perché Dio ha fatto uomo, ci ha salvati, ci ha redenti con il suo sangue, ma Maria è associata a Lui nell'opera della redenzione. Così Dio ha stabilito nella sua economia di salvezza fin dall'eternità. Ecco perché i grandi peccati viene chiamata corredentrice. Questo significa subordinata a Cristo, legata a Cristo, uno dengo decreto fino dell'eternità. Dio l'ha voluta a sé. San Luigi Grignoni Monfort, nel commentare questo testo, dice: per cui abbiamo una grande devozione a Maria, la invochiamo, preghiamo, facciamo tanti canti alla Madonna. Ma come posso distinguere il vero devoto dal falso devoto? E San Luigi Grignoni Monfort dice: state attenti nel trattato della vera devozione, ci sono tanti falsi devoti. Il vero devoto non è soltanto colui che fa i canti, colui che segue le processioni, ma il vero devoto di Maria chi è? Colui che imita le virtù di Maria. E se la Maria, Madonna, è la Madre di Dio, è l'Immacolata, che significa? Anche te, come ti abbiamo ascoltato nella seconda lettura, perché questo viene presentato questo bellissimo testo di San Paolo, lettera agli Efesini, capitolo 1, versetto 3, dove in questo testo è un inno bellissimo, dove che cosa ci dice? Ci dice che siamo stati chiamati a essere santi e immacolati, anche noi, per diventare figli di Dio, anche noi, coi reti del cielo. Però bisogna conservare la nostra purezza, imitare le virtù di Maria, la sua verginità, il suo candore. Perché se viene l'impurità, ti guardi pornografia dalla mattina alla sera, commetti atti impuri, o se uno sporcaccione, un adultero, e che razza di virtù in te c'è di Maria? Che razza di cristiano sei? Ecco la verginità di Maria, la purezza, è fin di fondamentale, il demonio trema di fronte alle anime pure. San Giuseppe da Copertino, quando confessava, sentiva l'impurità delle persone. Puzzi, vatti a lavare, diceva. Puzzi d'inferno, di zolfo. E così tanti padri Pio se ne accorgeva subito, vi do discutere di quello. Quindi è importante la purezza, la fedeltà coniugale. Il matrimonio è un sacramento indissolubile. Nessuno può sciogliere il matrimonio, nessuno. Dice Gesù nel Vangelo, Matteo 19. A meno che il matrimonio è invalido dall'inizio, dovresti fare l'annullamento, perché è stato sempre invalido, ma non viene sciolto una volta che viene, è stato contratto legalmente, ufficialmente. E Maria, la Madonna, è la purezza, e quindi dobbiamo mirare la sua virtù con tutti quei peccati di impurità, soprattutto quegli atti impuri di omosessualità così diffusi che gridano vendetta al cospito Dio. Lui dice Papa San Pio X, nel suo cadere, lo dice San Paolo, lettera Romani 1,18, lettera Levitico, capitolo 18, vatti a lavare. Ecco il confessionale, il tempio, ecco l'Immacolata, questa solennità è proprio in periodo dell'Avvento, in preparazione dell'incontro con Gesù. E così la Madonna che cosa è? È umile. Per noi grandi umili, ecco lo dice nel testo dell'Annunciazione, Idudulu, eccomi, sono la serva del Signore. Di fronte alla volontà di Dio, china il capo, non dice niente, eccomi. Anche se fece il voto di verginità, frutto di essere totalmente consacrata a Dio, ecco, se questa è la volontà di Dio, ecco, mi sottometto. Così l'obbedienza, l'umiltà di Maria. La Madonna ci invita praticamente a imitare questa virtù. Quelle sono che sono superbe, altezzose, subito si irritano per niente, permalosi. Poi se dicono qualcosa che ti va contro, subito si irritano. Ma che razza di cristiano sei? Dove in te le sono le virtù di Maria? Sei una vera devota di Maria, imita le sue virtù dell'umiltà? O sei pieno di te stessa? Vuoi se qualcuno ti contraddice? È fondamentale l'umiltà. E così tutte le altre virtù, purezza, umiltà, e soprattutto la Madonna, la generosità di Maria, subito. Va da sua cugina Santa Elisabetta, la carità. Non chiusa in se stessa, non è egoista, non pensa soltanto ai fatti suoi, non si guarda sempre davanti allo specchio e piange su se stessa, ma si dona. E l'amore vuol dire proprio a caritas, agape in greco, vuol dire donazione. Una persona che vive solo per se stesso, guarda soltanto se stesso, tirchi avaro, non avrà mai pace.
sarà sempre in continua smania e agitazione, dice l'imitazione di Cristo. Sii generoso, donati agli altri, non pensare soltanto a te stesso. Ecco, questa è la Madonna, ci insegna la carità, la vera carità, umiltà, carità, purezza. Sono le virtù di Maria. Allora lì sei un vero devoto di Maria, quando in te è presente, sono presenti le virtù di Maria. Dovresti dirti sempre, ma se la Madonna fosse qui adesso al mio posto, cosa farebbe? Così mi imiterà lei, io mi devo cercare di imitare le sue virtù, ma soprattutto ecco, nella carità, nella purezza e nei pensieri, perché queste virtù non soltanto negli atti e nelle azioni, ma anche nei pensieri bisogna combattere, fare guerra contro i pensieri, contro il maligno che tenta, ha tentato Eva, ha tentato Adamo, perché è astuto il maligno, non tenta subito al peccato, perché è furbo, è maledetto, eternamente maledetto, sta giù nell'inferno. Non tenta subito al peccato, ma ti avvicina al peccato. E quando sei bello cotto, ti proponi il peccato e cadi, perché tanti peccati veniali indeboliscono l'anima e la predispongono al peccato mortale, dice Sant'Alfonso Maria di Ligua, li chiamava le piccole volpi. Devi stare attenta, allontanarti il più possibile dal peccato, da ogni situazione di peccato. Allora sì che sarai forte contro le tentazioni. Allora chiediamo alla Vergine Santa, che oggi è la sua solennità, la sua festa, aiutami tu a imitare le tue sante virtù, per essere veramente anch'io santo e immacolato, perché a questo siamo stati chiamati, a diventare figli di Dio nella misura in cui tu sei docile alla volontà di Dio. Siano lodati Gesù e Maria.